Manuel Lazzari è alla prima convocazione in nazionale maggiore. Lo abbiamo sottoposto ad un test per scoprire 10 prime volte della sua vita, calcistica e non solo. La prima volta che ha indossato una maglia da calcio. La prima volta che l'ho indossata era nel mio paese, a Trissino, in provincia di Vicenza. Ed è stata lì la prima volta che, diciamo, ho indossato questa maglia da calcio e è stato subito amore, diciamo, era lo sport che avrei voluto fare come lavoro da grande. La prima volta che hai fatto un provino per una squadra. La prima volta che ho fatto un provino per una squadra è stato a 12-13 anni, ho fatto il provino per il Vicenza Calcio, dove ho passato 4 anni di settore giovanile e quindi è stato per Vicenza. La prima volta che hai fatto arrabbiare mamma Rita. Sinceramente non mi ricordo, ma perché sono state troppe volte, quindi non mi ricordo molto bene. Una in particolare che ricordi, anche se non la prima? Bah, quando tornavo a casa da scuola con una nota o un richiamo del professore. La prima volta che hai avuto un animale. La prima volta che ho avuto un animale sono 2 anni fa. Mi sono preso un cane, io e la mia fidanzata di nome Buddy, ed è stata lì la prima volta. La prima volta che sei andato all'estero. La prima volta che sono andato all'estero, sono andato in vacanza con i miei amici a Ibiza, in Spagna, 9-10 anni fa. La prima volta che hai pianto per qualcosa di importante. Sicuramente quando siamo andati in Serie A con la Spal. La prima volta che ti sei fatto un regalo che desideravi da tempo. È stato 4-5 anni fa che mi sono comprato una macchina. La prima volta che hai indossato il numero 29. La prima volta che ho indossato il numero 29 è stato 3 anni fa, in Serie B con la Spal. 29 è la mia data di nascita, mia e di mia sorella, è sempre stato il mio numero preferito. La prima volta che hai messo piede a Coverciano. La prima volta domenica sera, lunedì mattina. Indescrivibile, mi sono venuti i brividi. La prima volta che hai esultato per un gol della nazionale. Sicuramente a tutti quelli del mondiale del 2006. Un saluto a tutti i tifosi azzurri della nazionale italiana, e continuate a sostenerci e forza azzurri.